5 modi furbi di stare davanti al tuo schermo. Hai spesso gli occhi stanchi, il collo bloccato, non sai come fare a rinunciare a PC e smartphone? Ascolta i nostri consigli e da domani sarà tutto diverso. Punto numero 1. Proteggi la vista. Ti è mai capitato di strizzare gli occhi e sentirli stanchi se usi molto il cellulare o il computer? Bene, gli schermi digitali emettono una radiazione particolare, la cosiddetta luce blu-viola, che alla lunga può causare opacità del cristallino e degenerazione maculare. Il rimedio? Usare lenti intelligenti e sbattere spesso le ciglia. Se usi gli occhiali, infatti, fatti montare delle lenti antiriflesso specifiche per la luce blu. Poi, se riesci, ammicca anche di più, cioè fai una pausa ogni 2 ore e instilla più volte al giorno lacrime artificiali con acido ialuronico. Terza possibilità. Fai 20 secondi di cupping ogni 20 minuti, cioè chiudi gli occhi e mettici sopra le mani a coppa. Avrai un sollievo immediato. L'idea, in più, la puoi ottenere scaricando anche un'applicazione a pagamento che ti suggerisce proprio di fare un break. E anche all'interno potresti trovare dei semplici esercizi per riposarti. Quarto consiglio, riduci il tempo di esposizione. Il 30% delle persone utilizza schermi digitali per circa 6 ore al giorno, quindi il 14% per più di 10 ore. È un po' troppo, non pensate? Quindi, appena potete, se potete, cercate di ricaricarvi restando lontani dal vostro PC e dal vostro cellulare per almeno 6 ore al giorno. Rilassa la vista! Ultimo consiglio. Per prevenire la cervicale, che un tempo colpiva soltanto dopo i 40 anni e oggi colpisce già dopo i 20 anni, vi suggeriamo di massaggiarvi. In che modo? Tenete sicuramente il PC sulle gambe, appoggiatelo su un cuscino e regolate lo schermo in modo da avere caratteri più grandi. Come vi dicevamo, allentate la tensione con la ginnastica, mettete le mani ai lati del collo e massaggiatevi. Inspirando ed espirando, ruotate piano piano il capo da destra a sinistra tenendo le spalle rilassate. Allungate il collo verso l'alto, piegatelo avanti e indietro più volte, terminate con una circonduzione delle spalle. Ripetetelo per circa 2-3 minuti ogni ora durante lo studio o in ufficio. Ultimissimissimo consiglio! Il vostro cellulare, secondo uno studio della London School of Hygiene and Tropical Medicine della Queen Mary University of London, ha riscontrato che il 92% degli schermi dei cellulari è contaminato da batteri e microbi che si annidano sullo schermo dopo pochi minuti di utilizzo. Quindi, suggerimento finale, ogni settimana disinfettatelo con una soluzione di alcol e acqua distillata. Un trucco più economico? Sicuramente utilizzare delle salviettine disinfettanti specifiche per schermi digitali. Fateci sapere cosa ne pensate. E voi, pulite il vostro cellulare? Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace qui e iscrivetevi al canale. Ciao!